Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Emanuela94, che saluto visto che mi è passata a trovare qui in negozio, e che mi chiede di parlare del film del 1980, Stati di allucinazione, finito da Ken Russell, iniziato da Arthur Penn, poi mollato. Film che secondo me però è molto più, diciamo così, nelle corde di Russell, visto che è un film abbastanza onirico, visionario e folle. Film tratto liberamente da un libro ispirato anche questo alla vita liberamente di uno psichiatra che tentò questo tipo di esperimenti. È la storia di William Hurt, grandissimo nel film, che interpreta il professor Eddie Jessup, che conduce degli esperimenti mettendo esseri umani dentro una vasca di deprivazione sensoriale, ovvero l'ambiente più isolato dall'esterno possibile, perché in questo modo lui è convinto di riuscire ad avere un'analisi introspettiva talmente tale da poterci portare dei ricordi della coscienza di quando ancora forse non eravamo così umani. Poi scopre che ci potrebbe essere una droga che, insomma, potrebbe farlo andare molto più avanti nelle sue ricerche, che decide di farlo su di sé. Non voglio dire altro, nel film c'è anche una Drew Barrymore di 5 anni, Blair Brown a fare la moglie del nostro William Hurt, per un film girato benissimo, una grande fotografia di Jordan Connell e delle belle musiche di John Conigliano circondano questo film di un'aura molto intrigante, quei colori desaturati, la recitazione di William Hurt molto posata, con quel finale bellissimo, un film visionario incredibile. Tutte le parti oniriche e visionarie dell'ultima parte sono incredibili, seppur fatte tempi molto prima della computer grafica, eppure non era un film altissimo budget, ma siamo riusciti con la grandissima, secondo me, mano e stile di un Ken Russell sempre più folle a tirar fuori delle scene fantastiche sia a livello tecnico che a livello di sostanza. E quindi che dirvi di più, un film secondo me che ha degli effetti speciali notevoli per l'epoca, che diventa sempre più visionario col passare del tempo e che ha nell'ultima mezz'ora, secondo me, l'esplosione vera di follia e di grandiosità di un Ken Russell che tira fuori tutto il suo talento per tirar fuori anche da una sceneggiatura un pochino, insomma, così non perfetta, un qualcosa invece di incredibilmente così forte, così potente per chi lo guarda. È un film che sicuramente non si cancella dalla memoria, proprio perché ha una forza visiva immane, proprio perché ha degli attori diretti benissimo e il film esteticamente è eccezionale. Questa estetica riesce ogni tanto anche a ribaltare la forma, che forse è un po' troppo inquadrata. Per il resto però poi ci troviamo un film veramente bello, bello dalle musiche, come ho detto, la fotografia, la messa in scena, movimenti di macchina. Russell dimostra di essere un grande regista, peccato Arthur Penn è andato via, magari poteva venire meglio, poteva venire peggio. Di sicuro questo, comunque, pur non essendo un capolavoro, è per me un film assoluto, uno di quelli di avere sempre e comunque, un cult totale che è andato purtroppo un po' troppo a scomparire. Quindi io metto il link qui sotto del film, e se ci fosse donate su Patreon, iscrivetevi al canale, fate quello che vi pare, seguitemi su Instagram, seguitemi su Facebook, ma soprattutto non vi fate mancare questo film, che per me è assolutamente da avere, un film eccezionale con un William Hurt raramente così bravo e con un Ken Russell che, seppur su commissione, tira fuori tutta la sua vena folle e lo fa con grandissima mano come al solito.